Credo che il risultato di Syriza in Grecia, l'affermazione di Tsipras, sia un grande fatto che avrà ricadute molto positive in Europa, perché si aprirà una fase nuova dove un riformismo forte come quello di Tsipras stimolerà, sfiderà addirittura non soltanto le formazioni progressiste e socialiste, ma poi i conservatori che hanno imposto all'Europa questa dissennata politica dell'austerità. Ovviamente poi ciascun paese, per quanto riguarda la sinistra dei paesi europei, ha le sue storie, la sua caratteristica. Io mi aspetto molto dalla Spagna, credo che l'Italia sia oggettivamente un passo indietro, non c'è ancora un rapporto visibile ed efficace tra le varie forze della sinistra italiana. È auspicabile che nasca. Ad oggi dalla Grecia viene uno stimolo a farlo, ma non c'è ancora nulla di concreto. Vedremo, bisogna essere fiduciosi ma anche realisti. Oggi noi siamo un passo indietro rispetto alla Spagna e almeno due o tre rispetto alla Grecia. Purtroppo la sinistra italiana si è spesso frantumata e non è stata in grado di presentarsi con un progetto politico capace di avere insieme dei valori che sono secondo me il punto fondamentale e poi delle proposte politiche. È stato così nel corso degli anni che abbiamo alle spalle, spero non sia così nel futuro, ma ad oggi prevale ancora la frantumazione, l'articolazione, la divisione. C'è questa voglia nuova, vedremo se si concretizza e che cosa produrrà. No, il lavoro fatto in Grecia è stato un lavoro paziente, lungo, è stato forse anche aiutato dal dramma che la Grecia ha vissuto, ed è questa la novità più importante. La Grecia ha vissuto una fase di recessione economica pesantissima, impostale addirittura con forme coercitive da parte della Troica. L'Unione Europea è stata matrigna nei confronti della Grecia. La cosa molto bella è che da questa crisi e dalle sofferenze dei greci è uscita non una scelta di ribellione, o peggio ancora una scelta antidemocratica come poteva essere quella di Alba Dorata, ma è stato Tsipras a mettere insieme i sentimenti e le speranze dei greci fino ad arrivare a un risultato politico inaspettato soltanto qualche anno fa. Ma io sono disponibile a lavorare insieme agli altri per dare un senso ai valori nei quali ho sempre creduto. D'altro canto sono uscito dal Partito Democratico proprio per questa ragione. Potevo stare in quel partito anche di fronte a politiche che non condividevo, come quella ad esempio sul Jobs Act, scelta assolutamente regressiva, negativa per i diritti delle persone che lavorano e per i diritti dei futuri lavoratori. Però quando entrano in campo i valori identitari, come la mancata distinzione tra fascismo e antifascismo che si è consumata nelle primarie liguri, ecco, a quel punto non c'è più una ragione perché io possa restare lì. I valori per me sono il punto dal quale deve partire qualsiasi progetto politico. Con tutti coloro che condividono valori anche antichi e che lo fanno nell'interesse della comune scelta di appartenenza e del lavoro politico da fare insieme, sono dispostissimo a collaborare. Per questo ho detto che darò vita ad un'associazione culturale politica. Mi sta molto a cuore il rapporto con le persone che mi hanno votato o con quelle che condividono la nostra proposta. Guai se si rompesse la relazione tra loro e la politica, tra loro e le istituzioni. Ecco, voglio lavorare perché le persone non si sentano abbandonate e non si chiudano in casa. Ma guardi, la Commissione di Garanzia ha fatto il lavoro che le compete, un lavoro che ha un territorio delimitato, non poteva andare oltre, come le dicevo prima, adesso è la Procura che può fare un passo in avanti, partendo dal lavoro fatto dalla Commissione di Garanzia. A Napoli, per 3 seggi contestati, dove non si sono verificate irregolarità, perché la verifica non è stata fatta, il Partito Nazionale cancellò le primarie. Qui siamo alla cancellazione di 13 seggi per ragioni appurate. C'è in corso un'indagine della Procura a Savona e c'è in corso un'indagine dell'antimafia a Genova. Dunque potrebbero aumentare i seggi da cancellare e in ogni caso non so a quali conclusioni arriveranno Procura e antimafia. A questo bisogna aggiungere il ricorso che farò, anzi la presentazione del lavoro della Commissione alla Procura. Non è un vero ricorso, non ha questa configurazione. Dunque siamo in un ambito enormemente più grande di quello di Napoli. La direzione, anzi la segreteria nazionale, è stata da me costantemente informata di quel che capitava a Genova. Ne ho sempre parlato in tutti gli incontri pubblici,
Ho mandato fotocopie dei giornali liguri perché anche loro leggessero le interviste deliranti dei rappresentanti del centrodestra, ex fascisti non pentiti, tra l'altro, quali erano le loro intenzioni, che venivano esplicitamente dette. L'ho segnalato costantemente, per tempo nessuno si è preoccupato di intervenire. Dunque c'è la condivisione della prosecuzione di un'attività che aveva fortissimi elementi di alterazione, a tal punto che credo che dopo la Liguria le primarie, così come sono state immaginate, non saranno più ripetibili. Dunque c'è una responsabilità molto grave anche da parte della Segreteria Nazionale, che sapeva e non è voluto intervenire. Ho detto prima che in un partito ci si può stare se si hanno anche opinioni diverse su delle politiche. La mia opinione sul Jobs Act può essere facilmente immaginata. Ho passato una parte lunga della mia vita a difendere e a cercare di consolidare i diritti dei lavoratori. Io penso che il Jobs Act sia un atto regressivo che ha cancellato i diritti delle persone che lavorano oggi e non ne darà a quelli che andranno a lavorare, speriamo, domani. È un atto assolutamente inutile e contenuti, come le dicevo, regressivi. Però siamo nell'ambito della dialettica politica. Sono uscito dal PD perché sono stati violati dei valori che per me sono fondativi, giustificano la presenza in un partito. Quello che lo lascio dopo una sconfitta è una meschinità, il tentativo di non rispondere al merito. Mi si dica qual è l'opinione della Segreteria Nazionale nel merito delle obiezioni che ho sollevato. Nessuno ne parla. Mi si dica se è naturale chiedere e ottenere voti di ex fascisti non pentiti. Mi si dica se è naturale cercare di creare le condizioni per un governo con il centrodestra, come ha detto qui un ministro della Repubblica. Il ministro Pinotti è venuto a Genova a teorizzare che per il futuro della Liguria ci vuole un governo con il nuovo centrodestra, e adesso siamo alla miseria che, per giustificare il rapporto con quelle persone, sostengono che basta che la formazione politica con la quale faranno un accordo non abbia nel suo nome la parola destra. Difatti hanno già detto che si chiamerà Alleanza Popolare, ma anche Alleanza Nazionale, che aveva come segretario rispettabile Gianfranco Fini, era una formazione di destra dichiarata e non aveva destra scritto nel suo nome. Siamo a queste miserie. Dunque sono stato coperto di insulti, accusato di voler strumentalizzare la sconfitta. No, io non ho nemmeno chiesto l'annullamento delle primarie. Ho fatto domande alle quali non ho ottenuto risposte. Non risponderò agli insulti con insulti. Sono qui, farò la mia strada fuori dal PD, ma non vedo per il PD grande spazio davanti se non avrà il coraggio di affrontare questi temi. Se continueranno a fare finta di nulla, tanto poi sarà il tempo è galantuomo. No, io credo che Renzi voglia fare, come ha detto, il partito della nazione, e dunque abbia fastidio per quella ragione, ma anche per ragioni che riguardano il suo modo di intendere la politica, per tutti quelli che non la pensano come lui. Si vede anche con la minoranza interna, c'è un rapporto inesistente, e ogni tanto li arringa, ma preferisce l'interlocuzione con i rappresentanti del centrodestra. La dialettica interna non è degna di questo nome, in verità quasi non esiste. E io penso che questo sia un limite grande di qualsiasi ipotesi politica e di qualsiasi partito. Nel PD si consuma così. Ho detto di avere grande stima anche nella precedente elezione, prima che chiedessero a Giorgio Napolitano, persona degnissima alla quale dobbiamo molto, di accettare la ricandidatura. Io trovo che il Presidente della Repubblica dovrebbe avere un profilo di forte conoscenza istituzionale e di altrettanto robusta appartenenza e identità politica. Per questo mi piace Stefano Rodotà.